Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi unboxing in collaborazione con il sito Pandawol Select. Per chi ha seguito in passato tutti i miei video sa già che ho collaborato già con Pandawol Select e mi sono trovata benissimo e quindi sono stata contentissima di accettare nuovamente una nuova collaborazione con loro. Dopo il mio ritorno, ecco, che sono passati tanti 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 mesi. Qualche giorno fa ho pubblicato un altro unboxing in collaborazione con il sito Craspare e invece oggi pubblico con Pandawol Select. Queste sono le due collaborazioni che per il momento ho accettato. Nelle mail del canale ci sono tantissime collaborazioni che sinceramente al momento non mi sento di accettare, le lascerò lì in stand-by e poi quando avrò voglia di accettare altre collaborazioni lo farò apertamente, tranquillamente, come ho sempre fatto. Sono sempre stata molto diretta con chi mi segue e limpida e cristallina, quindi lo sapete, se un'azienda mi piace o non mi piace un'azienda, se quel prodotto per me è buono o se quel prodotto per me è pessimo, quindi sono sempre stata molto molto trasparente con chi mi segue. Quindi voglio essere ancora più trasparente dicendo: adesso quello che penso in questo preciso momento è quello di cambiare un po' registro al mio canale YouTube. Negli anni siete diventati davvero tantissimi, ma proprio tantissimi. Se non erro, siamo sui 15.000, cioè non lo so neanche. Vado a vedere un attimo sul mio telefono quanti iscritti al momento conta il mio canale. E ovviamente, sì, eccoli qua, sono 15.406 iscritti al momento. E mi sento di dire ai miei iscritti che necessito di creare più contenuti liberi. Cosa significa per contenuti liberi? Meno imposizioni. È bello collaborare con l'azienda, è bello scoprire nuovi prodotti, è bello tutto. Però arriva che magari quando ci sono tante collaborazioni non si riesce a viversi appieno quello che si fa e quindi siccome ho bisogno di rallentare un po' e quindi tenermi la parte creativa come davvero come un modo per respirare, ecco, per cambiare aria, per distrarmi. Non lo voglio come un'imposizione il creare e quindi ho bisogno più di creare contenuti liberi, cioè quando mi va la mattina di registrare un contenuto, un tutorial, un video, quel che sia, accendo la telecamera e lo registro con i miei materiali che ho acquistato, cioè, ma anche con materiali che magari in passato ho preso in collaborazione e che sono lì a prendere polvere. Rigenerare, cioè portare avanti nuovi contenuti e tranquillamente, senza imposizioni. Perché, come dicevo prima, è bello collaborare con le aziende, è bello scoprire nuovi materiali, però alcune volte alcune collaborazioni sono troppo ci sono determinate, tra virgolette, regole da seguire. Questo lo dico per chi magari non collabora con le aziende. Sì, è vero, l'azienda vi mette a disposizione un budget. Dopo questo budget, ovviamente, voi potete scegliere tutto quello che volete sul sito e poi magari chiedono, che ne so, due video, tre video, di cui magari un unboxing e due tutorial. E chi registra video sa che magari registrare soltanto un tutorial, magari l'unboxing è più sciallo, tra virgolette, registrarlo perché ti metti davanti il materiale e dici la tua reale impressione sugli oggetti che tocchi in quel momento, e poi il tutorial, ovviamente, pensare all'idea, elaborarla, registrarla, editarla, postarla. E magari vi danno anche delle tempistiche, tipo tre video, realizzare tipo un video a settimana, e quindi ogni settimana fare uscire un video. Dicevo, l'unboxing è veloce da registrare, però già il tutorial già è un po' più complesso. E ovviamente se in un mese ci sono 4, 5, 6, 7 collaborazioni, io non ce la faccio più, non ho più l'età. E quindi ho pensato un attimo di rallentare e di postare più contenuti liberi. Ecco,
Spero che sarete contenti di questo mio, tra virgolette, cambiamento. E sì, è bello collaborare. Ci saranno sempre collaborazioni, però di meno. Proprio selezionate, ponderate. Per scegliere magari questo materiale ci ho messo un mese e mezzo. Sì, per scegliere un materiale da Pandora Select ci ho messo un mese e mezzo. Ho davvero spulciato per bene il sito, ho visto le cose che magari mi interessavano di più e alla fine sono giunta appunto alla conclusione di scegliere questi materiali, perché ho intenzione di portare determinati contenuti. Ecco. In passato, ho portato sul canale una borsa fatta su Rete Canvas. E quindi questo ordine prettamente sarà principalmente Rete Canvas, lana cardata. Dici, cos'è la lana cardata? È un'altra piccola parentesi, un altro piccolo hobby che vorrei portare avanti. E poi fustelle. Adesso vi mostro quello che ho scelto. Perdonatemi l'intro lunghissimo, però era giusto dire qualche parola in più perché. Apro il video, unboxing, vi faccio vedere i prodotti e poi non vi dico il mio reale pensiero di quello che voglio portare sul canale, perché è vero che tra virgolette il canale è la mia casa, però ci siete anche voi, cioè entrate, è come se ci fosse un reale scambio tra di noi. Io pubblico il video, poi c'è chi commenta, è come un po' come se venisse a prendere il caffè a casa mia, no? Venite, accomodatevi. Prendete un caffè e facciamo due chiacchiere. E voglio che resti più così, ecco. No, che le cose devono essere fatte per forza in un determinato modo. Voglio essere un po' più libera, ecco. Libertà. Niente, tutte queste chiacchiere, vi mostro il materiale. Allora, ritorniamo a noi. 7 minuti di chiacchiere, perdonatemi, ma. Mi andava proprio di parlare a cuore aperto, ecco. Questo è quello che penso e spero che vi faccia piacere. Allora, il primo prodotto che vi mostro, come dicevo, è lana cardata. È una sorta di kit. Questo è il codice del prodotto. Ovviamente vi metterò in descrizione tutti i link dei prodotti e anche del codice sconto, che tra l'altro Pandahaul in questa occasione ci ha dato un codice sconto dalla validità di un anno, cioè voi potete fare il vostro primissimo ordine da Pandahaul Select con il codice sconto del 10%. Io credo che ne approfitterò pure io perché in un anno ha voglia. E questo è il codice sconto, l'ho scritto su un fogliettino perché sembra un codice fiscale. YXYTBDEPR è appunto del 10% di sconto e come dicevo prima validità di un anno, infatti partiva dal 10 maggio 2023. Io sono arrivata tardi perché oggi che giorno è? Oggi è 18, infatti mi sono presa pure un bel po' di tempo per registrare questo video proprio per capire cosa voglio fare realmente, quindi una volta capito ho registrato. E è valido fino dal die, come dicevo, 10 maggio 2023 al 10 maggio del 2024, fino a mezzanotte ovviamente del 10 maggio del 2024. E niente, spero che vi sia utile, ovviamente sarò la prima a usufruirne. Comunque, questo è il codice del prodottino. Lana cardata, per me una estrema novità. Avevo preso in questo mio periodo di tempo in cui non ho pubblicato video, ho preso un kit davvero molto carino per realizzare una petta in lana cardata. E nel kit c'è quasi tutto, c'è di questo kit con la petta, dico, c'è quasi tutto, ma tranne il manico. E qui ho visto che c'è il manico con, aspettate, ok, con la punta. Che poi le punte sono particolarissime, che ci stanno queste piccole insenature. Non so se si vede. E poi ovviamente in dotazione ve ne danno tantissime di punte. Ed eccole qua. È carina anche questa fialetta con il tappo che si avvita. E volendo possiamo mettere anche il manico dentro, così resta tutto insieme appassionatamente.
E poi c'è anche questi qua, aspettate che vi tolgo dalla busta. Ci sono anche questi. Allora, questi sono dei come li posso definire? Mi manca la parola. In pratica è il oddio, mi manca la parola. Già ne ho dette tante, mi sa. Ma mi inizio a impaperare, ecco. È tipo una sorta di stampo, passatemi la parola perché non mi viene in questo momento, fatto tipo in gomma piuma per andare a ricreare varie forme. C'è il fiocco, c'è la zampina, il cupcake, le nuvolette, i baffetti. Sono baffetti questi, sì. Insomma, ce ne sono tantissimi, di vari animali anche. Ci sono le farfalle, credo che sia una balena questa, un orsetto e un uccellino, insomma, cuoricini vari. E stampo per andare a fare, per realizzare appunto tutte queste formine con la lana cardata. Io poi cercherò di capire una cacchina, cercherò di capire come si fa. Ovviamente i tutorial non saranno su questo perché devo capirci prima io qualcosa e poi magari farò un video in merito. Le ciliegine, che carine, questa sarà la mela, l'alberello, al limite qualcosa di natalizio si può fare. Poi qua che c'è? Altri fiocchetti, no, sono cuoricini, un fiore. Insomma, ci sono un trifoglio, sì. Insomma, ci sono diverse forme carine. Poi ci sono anche le letterine, che poi, ecco qua, devo togliere questi cosetti. E poi anche le forme geometriche, la goccia, il cerchio, il quadrato, la lusanga. Insomma, ho trovato molto carino questo kit. Questo è uno di quei kit che prendo per capire anche un nuovo hobby, una nuova cosa. Ho visto che con la lana cardata si fanno delle cose davvero molto molto carine. Ho visto addirittura una signora che era strabrava, che in base alla fotografia realizzava il volto del cane, del gatto, e li faceva proprio identici. Addirittura anche su TikTok ho visto una signora che li faceva proprio in live, ed era della stra brava. E niente, un nuovo hobby da capire e da vedere se sono capace. E niente, questo era il primo prodottino. Adesso vi mostro quest'altro prodotto che già ho scartato perché io sono curiosa come una scimmia. Questo è il codice e sono delle chiusure per realizzare, per le borse, ecco. Come dicevo prima, ho preso diverse cose per realizzare borse con la rete Canvas e ho preso ovviamente anche le chiusure. Queste chiusure sono spettacolari, ce l'ho viste tutte quante, le ho spulciate e sono davvero belle. Questa ovviamente sopra c'è la carta e vi posso assicurare che già le ho tutte visionate e sono perfette. Questa è l'uccelletto, poi c'è l'alce, credo che sia l'alce, poi la farfalla, bella pure questa, qui sono le impronte, eccola qua. Poi c'è questa che è adorabile, stesso discorso per qua, ci sono impronte, però sono perfette. Poi ovviamente questi sono quelli che vanno all'interno per poter chiudere la borsa. Aspettate che ce la posso fare, tipo così, vedete? Che avranno un nome tecnico, ma io non mi sovviene in questo momento. Questo è quello della farfalla, che è un po' più grande. E poi, figata pazzesca, è quello della petta. Guardate che carino che c'ha il cosetto che va all'interno e completa la petta. Ma che carino! È davvero molto carino. Poi ovviamente questo va all'interno della trama della rete Canvas e va chiuso, va schiacciato. Ovviamente queste si possono utilizzare anche con borse che vengono utilizzate con i pellami, che sia ovviamente copelle, pelle e quant'altro. E
Questo invece non è una chiusura, ma principalmente è, credo che sia più un abbellimento per la borsa. Ecco. Niente. Prima di mostrarvi la rete Canvas, perché ne ho prese diverse, voglio mostrarvi questa, che è appunto una fustella di quelle grandi che servono appunto a fustellare i materiali più cicciottelli, passatemi il termine, tipo pelle, copelle, gomma eva, gomma piuma, credo anche il legno, però di un tot spessore. Insomma, diversi materiali che vi linkerò tutti quanti in descrizione, perché adesso ricordarli tutti per me è tragico. E questa fustella gigante è del marchio Superdant, che già in passato l'ho testata e provata con, non so se vi ricordate, avevo creato quella sorta di portafoglio con le orecchiette ed era venuto carinissimo. Questa qui invece ha come disegno i bracciali. Appena l'ho vista me ne sono innamorata. I bracciali, quelli lì fatti in pelle, in ecopelle, con a fascia larga, io li ho sempre amati. E qui ci sono quattro tipologie appunto di bracciali, cioè quello più sottile, a quello un po' più grande, fino ad arrivare a questo qui che ha appunto questi due tagli centrali. E sono davvero, vengono davvero bellissimi. Poi ovviamente ho anche l'attrezzino per poter mettere le chiusure, quelle lì a clip, e quindi andremo a creare insieme dei bracciali in ecopelle e cercherò anche di un po' di decorarli, ecco. Spero di poterli decorare con le perline, così da poter creare qualcosina di carino. E niente, non vedo l'ora di testare questo prodottino. È davvero fatta benissimo. Guardate, dietro c'è appunto il loghino ed è bella spessa. Davvero molto molto bella. Sul sito ce n'erano a disposizione anche altre forme per realizzare portafogli, per realizzare anche elementi per orecchini. Insomma, c'era tantissima scelta di queste fustelle qui, queste grandi, per poter appunto andare a ritagliare i materiali, quelli più spessi, ecco. Inizio a impaperarmi. Ho parlato troppo, mi si sta impastando tutta la bocca. Ecco qua. Allora, questo prodottino lo mettiamo qui e adesso vi mostro la rete Canvas. Allora, ho preso in primis questo kit è davvero molto molto carino, ve lo straconsiglio perché in pratica è il kit per realizzare appunto una borsa su base rete Canvas e c'è anche il kit con le istruzioni all'interno. L'unica cosa che manca in questo kit, e vi dico subito, è l'organza, perché questo kit è pensato per poter realizzare una borsa in organza e io l'ho trovata un'idea davvero molto carina. Sul sito c'è la possibilità di prendere proprio il kit intero con l'organza, però la disponibilità dei colori era un po' limitata. C'era per realizzare una borsa su rete Canvas con organza nera e se non erro bianca. Siccome il nero e il bianco andiamo contro l'estate, non mi sconfinferano, cioè non mi piacciono indossarli. Nel nero e nel bianco, perché il nero è vero che sfina, ma il bianco mi sento una palla, quindi opterò per qualcosa di più colorato che magari va bene con i jeans, con le magliette, con le t-shirt e quant'altro. Insomma, sto divagando, lo so, come sempre. E ho pensato di comprare l'organza a parte e scegliermi i colori da me. E ho preso soltanto questo kit dove comprende appunto la rete Canvas e vi mostro cos'altro c'è all'interno. Aspettate che allontano un po' la videocamera perché non credo che c'entri tutta. Allora, è fatta in questo modo la rete Canvas, provo a farvela vedere in questo modo, perdonatemi ma non ho il cavalletto quello lì più alto. È fatta tutta collegata, qui non c'è bisogno di tagliare niente perché nel mio primo tutorial su rete Canvas ho diciamo ho stravolto un kit che avevo scelto dal sito,
Quindi sono andata a ritagliare, ad accorciare alcune parti della borsa per poter fare una versione tutta mia. In questo caso lascerò la rete canvas proprio così, cioè tutta collegata. E poi all'interno c'è questo, che in pratica sono tutti gli elementi per poter realizzare la borsa. Ci sono i due agganci. Poi c'è la chiusura, ovviamente calamitata, ce ne sono due. Eccole qua. Una e due. Ok? Poi c'è la catena con i moschettoni, che io credo che andrò anche questa a lavorarla sempre con l'organza, così viene una cosa più carina. Poi c'è questa decorazione con l'altro, con che cos'è? Bambi? Sì, è Bambi. Bambi sei tu, Bambi è lui, eccolo qua. C'è la decorazione con Bambi e poi in dotazione ci sono due aghi in plastica rossi che entrano perfettamente all'interno della rete. E ovviamente, se non erro, questo quadratino è un po' più grande rispetto all'altra rete che avevo realizzato in passato. Poi vi dirò meglio nel tutorial. Quindi il secondo tutorial sarà la realizzazione appunto di un'altra borsa in rete canvas con il tessuto appunto l'organza. E qui poi ovviamente nel kit per chi è alle prime armi c'è anche la dimostrazione step by step della realizzazione appunto della borsina con appunto l'organza. Eccolo qua. Poi, vabbè. Poi vi mostrerò io all'interno del video. E cercherò anche di evitare questo effetto. Aspettate che ve lo metto a fuoco. Qui, come vedete, si vede la rete sotto e io odio profondamente questa cosa, quindi cercherò di fare una lavorazione diversa, questa qui del kit, in modo da non avere questo risultato, perché non si può affatto vedere. Cioè, non mi piace il fatto che si noti sia le chiusure e sia il fatto che la rete sia visibile. Quindi andremo a coprirla per bene. Quindi cercherò di trovare il metodo giusto per coprire il tutto. Quindi rimettiamo tutto nella bustina, se no mi perdo qualche pezzo, mi perdo Bambi. Poi vi mostro altri due. Questi non sono kit, ma sono aspettate, le basi, non so come mostrarvela perché qui c'è un macello di roba sul tavolo. Sono le basi per le borse, sempre con la rete canvas, però in forme diverse. Quindi ho pensato di prendere questo qui, che è questo il codice, e adesso vi mostro, sempre se non butto, vi mostro come è fatto. Questo qui, aspettate, cerco di alzarmi, dai. Lo so che queste cose non si fanno perché effettivamente non è professionale, ma mettiamo da parte la professionalità che non ho mai avuto. Aspettate, ok. E vi mostro un po' com'è fatta questa rete. Spero che di non farvi venire in mal di mare. Allora, è fatta in questo modo. C'è appunto una parte che bisogna sganciare, bisogna tagliare, e poi c'è questa qui che sembra una sorta di violino, boh, vabbè. E poi c'è questa parte qui. Allora, in pratica, da quello che ho capito, perché l'ho vista soltanto velocemente, questa borsa, questa qui è la patta della borsa, cioè in questo modo. Questo è il laterale davanti e questo è quello dietro, oppure l'incontrario avanti e dietro, così, vedete? E poi questa va chiusa così. Ok. Ci siamo capite? Così, in questo modo. E poi questo qui, questo pezzo qua lungo, questo va tutto attorno per creare anche un'ampiezza, cioè una larghezza all'interno della borsa, per crearla un po' più ampia.
e quindi va tutto attorno cucito e poi ovviamente va cucito questo sopra. Non so se mi sono riuscita a spiegare, mi sa che mi sono spiegata come l'avrebbero stracciato. Comunque va tutto attorno in questo modo, partendo da qui, andando verso di qua e finendo in questo modo, e verrà secondo me una cosa molto molto carina. Questa non so se realizzarla sinceramente sia con l'organza oppure con altri tipi di filati, però viene tipo una sorta di pochettina carina con la patta, e questa è la prima che ho scelto. E poi vi mostro anche l'altra, visto che siamo così, vi lascio in questo modo. Ho scelto quest'altra, aspettate che la prendo perché con una sola mano non è semplice. Io ho il cavalletto, però non è così alto. Poi ho scelto questa qui, il codice è questo. Aspettate che, ok, il codice è questo. Cioè, io vorrei zoomare, ma secondo me faccio macelli. Questo è il codice. E questa ha una forma diversa. È anche un po' più grande rispetto all'altro, ma di poco. E vi mostro anche questa qui. Aspettate che la tolgo dalla busta. Rieccomi. Allora, questa è la rete. La forma è differente, vedete, ve le metto vicino le due. Questa, su sta tavola c'è il mondo. Vedete, sono un po' diverse come forma e anche danno una struttura differente alla borsa. E quindi questa invece c'è le due alette che ovviamente vanno in questo modo. Allora, questa viene piegata per creare appunto la parte davanti della borsa, questa viene collegata qui e poi c'è ovviamente sempre la patta. Io poi realizzo queste cose con una sola mano. Vedete, la forma della borsa è questa, quella più o meno finale della tipologia di borsa. È meno sagomata, però ha sempre i lati un po' tondeggianti qui in basso. E qui porta anche delle decorazioni, porta questi due che sono due fiorellini, uno grande e uno piccolo. Poi porta due cuoricini e due foglioline, e questa pure è un altro, è un'altra rete canvas davvero molto molto bella. Rieccomi, ho riposizionato la telecamera sul tavolo. Niente, queste sono tutte le cosine che ho scelto dal sito di Pandol Select. Vi rimetto di nuovo qui in sovraimpressione il codice sconto. Se sei arrivato fino a qui, se hai guardato tutto il video, sei un grande. E niente, io spero di realizzare presto questi nuovi tutorial perché sono gasatissima e non vedo l'ora di realizzare appunto la mia borsa in rete canvas con il color organza. Niente, e ovviamente anche i braccialettini in decopelle. Io vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao, ciao a tutti!